Adesso passo la parola per Giorgio Angelini e poi dopo il vincitore. Allora, andiamo ad iniziare prima di tutto con chi ci ospita questa sera, che è il ristorante qui delle Fontane, proprietario Valerio Ferri, patron di questa serata, e il cuoco Granci Maurizio, come che lui che si occuperà della preparazione. Poi per seconda la signora Franca Duro, ristorante Coltagello di Campiano, agriturismo Coltagello di Campiano. Poi abbiamo ristorante Daino di Frontone, cuoco Andrea Galassi, coadiuvato da Valentina Santini Simoncelli, sua moglie mi sembra. Poi abbiamo ristorante Pizzeria Pineta, persona di Giuliano Bianconi, che è sempre qui di Cagli. Poi per ultimo, ma non ultimo, Gianluca Passetti, ristorante Gatto la Volpe, Montevecchio di Pergola. Ok, bene, siete stati presentati, tornate alla cucina e in bocca al lupo a tutti quanti. Adesso andiamo a presentare la giuria un attimo. Presidente di giuria, Pier Giorgio Angelini. Poi abbiamo Massimo Ciabocchi, presidente della comunità montana. Traversini Gino, consigliere regionale. Poi abbiamo questa sera una new entry, Bucciarelli Raffaele, consigliere regionale. Carlo Cleri, docente master birra di Slow Food. Gianluca Cespuglio, sommelier. E Patrizio Catena, sindaco della città che ci ospita, Cagli. L'assessore provinciale Domenico Papi e Raffaele Papi, organizzatore delegato del Monte Petro, delegato sommelier del Monte Petro. Bene, andiamo a cominciare, signori. That you were has died. You've lost the sparkle in your eyes. You fell for life into its traps. Now you wanna bridge the gaps. Now you wanna bridge the gaps. Now you want that person back. And gone, run out of fuel to carry on. You don't know what you wanna do. You've got no pull to pull you through. Say I am. Say I am. Say I am.
appuntamento veloce a tutti voi, grazie di aver partecipato, ci dà sempre grande piacere vedere che i nostri eventi siano così partecipati. Diciamo, la valorizzazione di questi funghi stagionali è una cartolina da visita per sicuramente la nostra città, e un ringraziamento va fatto ai chef che hanno partecipato a far sì che questa serata sia stata, secondo me, molto molto bella e divertente. Grazie. Diamo la parola a Pier Giorgio Angelini per le considerazioni finali. Allora, chiamiamo per la migliore valorizzazione del fungo spignolo il ristorante Il Daino di Frontone, con il piatto di girasoli. Eccolo qua. Ora, per il miglior abbinamento, cioè l'abbinamento piatto e vino, il miglior abbinamento è stato fatto da Franca Duro del ristorante Colvegello di Campiano, della Sicurismo Colvegello. Il piatto erano le crespelle ai funghi porcini con il vino, la ripe di Lucarelli. Il miglior piatto, e come miglior piatto è stato premiato il ristorante Le Fontane. Questo è stato giudicato il miglior piatto. And all